Primo. Eccoci insieme con il professor Antonucci. Beh, questa parte è dedicata allo stadio della vittoria, allo stadio dei sogni, il nostro stadio del cuore. Perché il DVD sullo stadio della vittoria? 80 anni quando li compie. Ma io a dire la verità ho Aspettate, aspettate pensato. con le immagini, torniamo indietro, poi partiamo. Allora, dicevi? No, stavo dicendo, ho pensato di fare questo DVD anche perché con l'assessore allo sport Petruzzelli siamo d'accordo che faremo qualche cerimonia in proposito. Può darsi che la facciamo quando è stata giocata la prima partita ufficiale di campionato al della Vittoria, che è stato il 16 dicembre 1934. Quindi avremo tempo di poter anche allestire e organizzare qualcosa. Per quanto riguarda questa nuova, direi così, iniziativa mia personale, che è stata con l'aiuto dei fratelli Frisini, e abbiamo pensato di farlo in occasione dell'inaugurazione fatta dal Duce, cioè da Benito Mussolini, il 6 settembre 1934. Ah, E ora poi facciamo, sono 4-5 quindi minuti, domani sarà, domani domani, quindi è il compleanno della vittoria. Compie 80 anni della 80 anni, vittoria. 80 anni, Andiamo adesso a racconto con vediamo questo un po', DVD preparato ecco da No qua, Problem, Società No Problem di ecco. Gian Antonucci. Vedi che ci ho messo dietro, ci abbiamo messo la musica di quegli anni. Qui erano stati fatti quattro progetti, ma fu scelto, non è anche questo il quinto, e fu scelto, come vedete, quello che è stato lo stadio che era in costruzione nel 1933. Al 1934 era già ultimato ad agosto 1934, tant'è vero che lo cambiarono, la Gazzetta di Mezzogiorno chiamò il Tempio della Gioventù. Questa è Qui una chicca, il l'immagine è video stata addirittura. il giorno del 6 di settembre 1934, con l'intervento di Mussolini, e l'occasione dell'inaugurazione fu i campionati nazionali dei giovani fascisti. E questo lo possiamo vedere, sono delle immagini autentiche venute. Questa invece è la fotografia inedita, è la prima volta della prima partita del Bari, e questo anche il primo gol di Masera. Poi qui, in occasione della prima partita, fu fatta una specie di medaglia con lo stemma da una parte lo stadio e dall'altra la testa di Mussolini. Questo per quanto riguarda il 1934. E questo è stato sempre il campo, direi così, amato dai baresi fino a quando fu requisito dalle alleate. Qui vediamo entrare in campo la RAF, una partita Sì. inglese, e un allenamento fatto sotto la pensilina che era stata forata dalle bombe dell'incursione del 2 dicembre. Questo è lo stadio alla vigilia della partita Italia-Cecoslovacchia, la prima partita che si è giocata a Bari, e lo vedete qua, alcune immagini, alcune fotografie dell'epoca. Qui invece è la torre di Maratona, che praticamente era già pericolante, e nonostante che allo stadio arrivasse sempre il Giro d'Italia, questa torre di Maratona, che noi vediamo nel 1955 in occasione di Bari Italia-Belgio, fu murata perché è pericolante, ma con delibera del Comune di Bari del 1963 fu decisa la sua demolizione. E infatti vediamo che era già demolita nel 1967-68, anno in cui fu dato in appalto e fu installato il primo impianto di illuminazione. Questa è una veduta bellissima dello stadio già senza la torre di Maratona, e queste ancora alcune scene di partite giocate allo stadio della Vittoria. Questa invece è l'ultimo gol che, e mo non lo devo dire più, Non lo l'ultimo dire, gol non lo segnato dire, da non lo Gio dire, bravo. Paolo. L'ultimo gol in campionato, questo è il quiz di oggi, E questo è quello di Perrone, questa vabbè. invece è la conquista della Mitropa Cup nel mine, e qui vediamo alcune immagini anche di questa vittoria, l'unica coppa vera internazionale conquistata da Bari con un gol meraviglioso di Perrone. Lo vediamo qua, bellissimo, bellissimo, due volte, ecco fatto. Qui invece abbiamo la cosiddetta invasione. L'invasione dell'agosto 1991, quando noi da una parte stavamo festeggiando l'arrivo di Plata allo stadio
San Nicola, e qui invece ecco tutta la stampa che cosa diceva. Insomma, era stato ridotto lo stadio della Vittoria, era stato ridotto non ad un rodere, a qualcosa di peggio che oggi praticamente rivediamo attraverso queste immagini con questi albanesi che stavano tutti a bivaccare, il caso di dire, al centro del campo, e uno stadio aveva già una perdita per poterlo rimettere a posto di 30 miliardi. E qui abbiamo così la rinascita che fu effettuata dal comune di Bari, con, vediamo i primi lavori di ricostruzione e di la tribuna coperta come era e come anche oggi. Questa è l'ultima fotografia fatta da me, questa fotografia, e poi questa colonna che rappresenta qualcosa di importante per Bari allo Stadio della Vittoria. Che cosa è accaduto nello Stadio della Vittoria? Leggilo tu stesso, sono state giocate Bari, non ho visto, 965 partite. Beh, grazie Gianni, perché questa è una primizia assoluta, davvero straordinario, perché ma io penso che questo dovrebbe ricordare, dovrebbe ricordare a tutti, no, i non più giovani, ed essere di esempio e soprattutto di gradimento da parte dei giovani. Gianni, facciamo così, siccome non abbiamo molto tempo a disposizione, il giochino per assegnare il DVD lo possiamo rimandare alla prossima settimana? Anzi, meglio così. Ci prepariamo così, una domandina, così ne faccio magari un in più. Facciamo due. Va bene, mi sembra una buona idea. Oh, torniamo su Bari-Perugia, l'arbitro si chiama Pasqua? Pasqua, si chiama Fabrizio Pasqua, e c'ha due pareggi e una sconfitta con il Bari. Speriamo che arrivi la prima vittoria. Oh. Di Nocera inferiore, arbitro Pasqua di Nocera inferiore. Questa è dalla sezione di Tivoli. Sì, sì. Sezione di Tivoli. Allora, chiedo a Cristian, la partita 20.45 o 20.30? Perché si gioca di domenica sera, dovrebbe essere 20.45 la partita, giusto? Adesso vi diamo conferma, perché qui una volta si comincia alle 20.30, una volta alle 20.45, una volta alle 21, vogliamo dare 20.30, l'orario preciso. 20.30. Vabbè. Senti, Caputo che è tornato al gol dopo un anno. Caputo in che posizione c'è fra i cannonieri storici del Bari? Dovrebbe essere messo bene, perché ha segnato il più stagioni. Sì, è arrivato a 38 gol come Erba. Ah, sì, hai guadagnato Erba, insomma. Vabbè, staremo a vedere un po' quale sarà poi l'obiettivo di 20.30, aveva ragione come sempre il professor Antonucci. Vabbè, noi siamo addirittura d'arrivo per l'appuntamento di 20.45 è sempre la notturna della Serie A, 20.30 è quella della Serie B. Della Serie B, bravo. Okay. Però dipende, perché comunque se un anticipo il venerdì non è alle 20.30, giocano più tardi alle 20.30. Io mi ricordo di aver visto, se la Serie B anticipa il venerdì sera, ti faccio un esempio, non è alle 20.30, la fanno in un altro orario. Per esempio, il Bari è stato posticipato alla sesta giornata, Lanciano-Bari, il lunedì è alle 20.30. 20.30 sempre 20.30 la Serie B, a meno che non sia poi il 18, alle 12.30, quelli ci sono altre partite. Lo spezzatino. Ti piace lo spezzatino nel calcio? Sì, ti piace? Io preferisco lo spezzatino che si fa al a sugo, casa. Al sugo, va bene. Professore, grazie per questa lunga chiacchierata. Grazie. Grazie anche a voi. Non facciamo scherzi per domenica. Certo. Glielo dico anche a Papa Resta. Va bene, va bene. Allora, noi ci ritroviamo lunedì, sempre insieme col Bianco e Rosso TV Sport. Ciao, buon fine settimana.